Allora, prendiamo il tema. Abbiamo introdotto un po' il discorso di questo incontro del 24 maggio, Generazioni insieme per riscrivere l'Europa dei diritti. E partiamo da Jacopo Bufalo. Che cosa vorreste cosa vorreste fare? Quindi cerchiamo di spiegarlo anche a chi ci ascolta. Sul In protocollo in occasione di questo generale. incontro, che poi è un incontro tra generazioni, più volte lo SPI sta lavorando da questo da molto tempo, no? Trasmettervi Noi dei con in Veneto abbiamo costruito questo percorso in anni e anni di lavoro, collaborazioni, e quindi martedì noi ci teniamo a siglare e poi ripartire con questo patto, perché è una cosa che dà pari dignità a noi come studenti e ai pensionati. Quanto tali, perché veniamo da anni in cui ci viene raccontato che il problema per cui noi, gli studenti usciti dal mondo dell'università, delle scuole superiori, non trovano lavoro perché ci sono ancora le persone che devono andare in Sì. pensione e quindi Ci devono non restare fino a 80 ci devono anni e stare fino a 80 basta. anni, quindi Cioè. sono loro che ci tolgono il posto di Quindi creano un lavoro. conflitto Creano un internazionale, no? conflitto di tra generazioni che noi crediamo che non sia l'unica soluzione, anzi si possono costruire e si possono costruire e ci sono tante altre strade da perseguire perché, e l'abbiamo visto su tutta una serie di campi in cui abbiamo lavorato assieme in questi anni, le generazioni possono collaborare, possono costruire degli sistemi dove si lavora insieme e anzi danno anche dei risultati proficui. Il primo tema che noi andiamo a parlare nell'incontro di martedì è tutto il lavoro che insieme allo SPI e ad altre associazioni stiamo portando avanti sul tema della legalità. Questa regione, il tema della legalità, è un tema che ha purtroppo influito poco anche nei risultati elettorali delle regionali, quando invece c'erano stati scandali legati al MOSE e a tutta la classe dirigente regionale. E su questo tema noi tutte le estati ci sono centinaia di studenti e migliaia che si danno al volontariato e vanno nei luoghi confiscati alle mafie per riqualificarli, per farli diventare spazi di democrazia, ma anche spazi di utilizzo sociale, e lo fanno insieme ai pensionati. Quindi tu che cosa ti piace di più di questi incontri? La possibilità di costruire spazi di confronto, di discussione tra noi che entriamo per la prima volta in un mondo e persone che invece l'hanno vissuto e che hanno partecipato a Periodi periodi storici storici di di un non certo poco peso, tipo, insomma. di un certo peso e potersi confrontare però in una dinamica alla pari dove nessuno crede di sapere più degli altri, dove noi ascoltiamo, non avendo certe competenze, quello che ci può essere insegnato, però allo stesso tempo il pensionato con cui io mi trovo magari a non lo so, costruire un sistema di irrigazione in un campo sempre confiscato, o a costruire un muretto, mi ascolta su quali possono essere le problematiche sociali che io come studente sto vivendo e quindi ci si può confrontare anche dando una magari maggior vicinanza alla realtà che noi viviamo, che un pensionato magari vive più distante, non Certo, vivendo ci in sono prima persona. posizioni che su certi aspetti sono radicalmente diverse, dove proprio c'è diversi scarti generazionali. E certamente può succedere, però poi dipende sempre dai singoli individui e le posizioni che hanno, perché Quindi è comunque relativizzato, secondo insomma. me è molto Sì, relativizzato. bisogna dire che questa esperienza è un'esperienza, noi la definiamo senza enfasi, ma con un certo orgoglio straordinaria, perché guardate, noi su questo tema della legalità stiamo coinvolgendo decine e decine di scuole in Veneto. Noi siamo andati e siamo reduci recentemente da un tour a Treviso, dove 5 o 6 istituti superiori hanno ospitato delle iniziative, hanno ospitato la nostra mostra, che è una mostra che riassume l'attività sul tema della legalità, che non è solo la legalità mafiosa, cioè l'illegalità mafiosa. Ricordiamoci che noi anche in Veneto abbiamo due strutture,
che ci ospitano per i campi sulla legalità, una è a Campolongo Maggiore e una è a Erbè, che è frutto di sequestri da attività, diciamo, malavitosa, cioè, che poi la magistratura ha assegnato in base alla legge, alla legge della Torre, a delle associazioni o all'Arci o agli Scout o a Libera, e che vengono utilizzate per delle attività estive che vedono coinvolti i, quindi è un'attività che parte dall'attività della scuola, quindi iniziative, quando tu entri in una scuola con 600 persone che ti ascoltano e che ascoltano, che so, il segretario nazionale del SILP, del sindacato di polizia, ascoltano il segretario generale dello SPCGL o della rete degli studenti, cioè si crea un ragionamento anche complicato, cioè, perché a noi è successo anche recentemente che un gruppo di studenti non è che sia così semplice. No, perché quella che devo un po' la differenza, perché no ma cioè, infatti c'è questo tema, che ci sta tutto, perché nulla ti è regalato, no? Cioè, tutto va conquistato, ma qui c'è un forte anche interesse dell'istituzione scolastica, i presidi o i professori che mettono nei piani di studio questo tema sulla legalità. Cioè, in Veneto noi abbiamo istituti che si sono organizzati, hanno messo nei piani di studio, soprattutto delle superiori, il tema della legalità, che poi si conclude in estate per chi vuole con la partecipazione, che so, a Parete nel nostro caso, oppure in Sicilia, oppure a Isola di Capo Rizzuto, eccetera, che dove questi studenti si passano 10-15 giorni su lavorando materialmente o per raccogliere pomodoro e che poi si completa con seminari, iniziative dove si approfondisce il tema della legalità, perché il tema della legalità è un tema molto complesso. Noi nel protocollo abbiamo voluto dire con netta chiarezza che il tema non è che riguarda solo il sud, cioè riguarda tutto il paese, perché la legalità è un tema valore che attraversa i nostri comportamenti quotidiani, a partire anche dall'evasione fiscale, che è un tema che è molto delicato, che so che è molto, dove c'è molta sensibilità, ma dalla corruzione in politica, dalla corruzione nella partecipazione. Cioè, in Veneto noi siamo stati attraversati da queste tematiche in modo molto clamoroso, cioè abbiamo, e quindi diciamo che è una discussione appunto straordinaria di partecipazione, e il fatto che ci siano centinaia di studenti che partecipano, che sono sensibili, che nessuno li obbliga, cioè, anzi in taluni casi pagano una quota di partecipazione, perché le associazioni che organizzano queste robe qua non è che vivono d'aria, quindi magari qualche 100 euro per poter partecipare, quindi si pensi alla, diciamo, alla disponibilità e all'impegno di una società civile che si fa carico di questo tema. Cioè, uno va a Parete, sta 10 giorni, dà un contributo anche economico, eccetera, e lavora sui campi. Cioè, voglio dire, non è una cosa, è una cosa straordinaria che noi vogliamo rafforzare con questo protocollo, con la rete degli studenti e l'UD, che poi si traduce in Veneto, per esempio, il fatto che abbiamo contribuito alla costruzione di una sede sociale loro, che a Treviso inaugureremo fra qualche settimana, che si chiama Binario 1, ma poi loro lo diranno, dove loro, attraverso l'attività anche con altre associazioni, nel territorio trevigiano sarà un centro motore di questo dibattito. Questo è anche il contributo che i pensionati pensano di dare a strutture che poi attivano questa discussione. E ripeto che è molto più grande di quello che appare all'esterno. Qui torna il tema della comunicazione che diceva lei prima, no? Perché facciamo fatica a Rovigo, quando facciamo 7-8 incontri a Rovigo, chi ne parla di questi incontri? A Verona abbiamo a Vicenza, ma in tutte le province, a Padova, incontri in decine di istituti. Adesso noi stiamo facendo un libro dove un dossier, insomma, dove raccoglieremo tutte queste iniziative che solo noi come SPIC, attraverso con la collaborazione della rete di studenti, con l'Arci, con Libera e con gli Scout, facciamo
almeno in Veneto, ne abbiamo fatto uno a livello nazionale, ma lo faremo in Veneto anche per testimoniare, dare concretezza a questa iniziativa. Allora, un attimo solo di interruzione, che abbiamo la pubblicità e poi ritorniamo insieme. Leggiamo intanto un messaggio che è arrivato. Stanno cercando parecchi scontri, giovani con anziani, poveri immigrati con poveri italiani, per me voluto per distoglierci da veri problemi o da qualche marachella che combinano. Il popolo è impegnato a sopravvivere mentre loro mangiano con comodo. Allora, detto questo, poi magari lo facciamo commentare al nostro Jacopo Bufalo, torniamo insieme tra poco.